Un incontro al mese, ad eccezione dell'estate, per toccare grandi temi legati alla ciclabilità urbana ed extraurbana, dalla viabilità al turismo, dalla sicurezza alle nuove progettualità. La consulta della bici, fortemente richiesta dalle associazioni, è ora realtà a Faenza e, dopo la prima riunione nei giorni scorsi, oggi è ufficialmente operativa. Contribuirà a rafforzare l'impegno della città verso una nuova mobilità più sostenibile in ottica di un miglioramento degli stili di vita, miglioramento della condizione climatica, miglioramento della vivibilità del territorio e quindi della sua attrattività. Si è tenuta la prima riunione di tutti i membri della consulta, erano presenti 53 realtà ed è questa un po' la forza della consulta, riuscire a fare sintesi e a creare un'arena di dibattito tra realtà molto diverse. Le prossime mosse, dopo questo primo incontro che è stato più che altro conoscitivo e ha permesso di eleggere il vicepresidente nella persona di Raffaele Babini, in rappresentanza della società ciclistica faentina, dunque le prossime mosse saranno quelle di calendarizzare il prima possibile una nuova riunione per partire con i lavori. Questo primo incontro è stato, diciamo, conoscitivo. Quali sono i poteri o comunque le funzioni della consulta della bicicletta? La consulta della bicicletta nasce come luogo di dibattito su tutte le tematiche legate alla bicicletta. La bicicletta oggi è un'opportunità di sviluppo per i nostri territori, partendo dai temi della mobilità oppure temi della bici come pratica sportiva, ma anche un grande volano per il traino turistico. Lei stesso in passato si è occupato di temi appunto legati alla bicicletta in città a Faenza. Quali potrebbero essere alcuni degli interventi che discuterete all'interno della consulta? Come diceva giustamente, la bici è una tradizione, diciamo, anche di noi faentini. Io in passato ho parlato varie volte della bicicletta perché penso, come dicevo prima, che sia un'opportunità e una sfida che guarda al futuro. Sicuramente alcuni temi che sono già emersi negli ultimi periodi, il tema del raccordo delle tante piste ciclabili già presenti a Faenza, ad oggi abbiamo circa 60 km di piste ciclabili, quindi raccordare bene tra di loro queste piste, identificare eventualmente i percorsi per il cicloturismo e i cicloamatori nel territorio e nelle immediate vicinanze della città. Detto questo, spetterà principalmente ai membri della consulta proporre temi da discutere e affrontare. La consulta infatti si muove, possiamo dire, su un doppio binario. Da un lato i membri della consulta possono proporre temi e hanno la possibilità di analizzarli, conoscerli al meglio e studiarli e poi, in caso di esito positivo, proporre queste idee all'amministrazione. Dall'altro l'amministrazione proporrà alla consulta le varie tematiche inerenti alle progettualità relative alla bicicletta in modo tale che la capacità di dialogo e di rappresentanza di un mondo ampio che è tipica di questa consulta possa perfezionare e creare soluzioni migliori per tutte. Qualora un singolo cittadino o un gruppo di cittadini, magari un gruppo di residenti di una determinata zona, una realtà associativa che non fa parte della consulta, vogliono proporre qualche tema legato alla bicicletta, alla consulta, come fare? Ci sono sicuramente due modi. Il primo è conoscere le realtà che fanno parte della consulta della bicicletta e instaurare con queste un rapporto di dialogo e di scambio di idee. E sicuramente credo che sia il percorso migliore che porta a risultati migliori. Ovviamente c'è anche la possibilità di scrivere alla consulta tramite l'indirizzo mail che è consultabicifaenza@romagnafaentina.it. Un tema che voglio sottolineare: la consulta non deve occuparsi delle piccole questioni del quotidiano. Faccio un esempio: se su una ciclabile c'è una buca, questo rientra nelle competenze ordinarie del settore dei lavori pubblici. La consulta nasce come luogo di confronto e dibattito per parlare della bicicletta sotto tutti i punti di vista.